Il giorno che è entrato gli abbiamo fatto tutte le visite possibili. Questa è la buona sanità ed è il frutto di un grande lavoro di squadra. Ha esordito così il subcommissario con funzioni sanitarie Edoardo Berselli, che questa mattina all'ospedale Santa Croce ha aperto la conferenza stampa dedicata al progetto DAMA, un percorso di accesso alle prestazioni sanitarie dedicato esclusivamente ai minori con disturbo di spettro autistico o disabilità grave, in particolare con disabilità di tipo intellettivo, comunicativo e neuromotorio provenienti da tutta la regione Marche e ai pazienti maggiorenni con disturbo di spettro autistico o disabilità grave residenti nella provincia di Pesaro Urbino. È un progetto che in qualche altra regione è già stato sviluppato e ha dato risultati fantastici, noi ci stiamo arrivando e ovviamente ogni progetto però ha la sua collocazione territoriale. L'esperienza di anni di sistemi di qualità ci ha insegnato questo, cerca di capire cosa serve davvero, ascolta le persone, ascolta le mamme, ascolta i professionisti e poi costruisci. E noi cosa abbiamo fatto? E oggi è l'apoteosi, siamo riusciti veramente a fare qualcosa, a renderlo concreto. Il percorso ospedaliero, che è personalizzato in base alle caratteristiche del paziente, nasce da un bisogno reale delle famiglie di avere un accesso agli esami e alle visite specialistiche meno faticoso. Queste prestazioni verranno garantite sia nello stabilimento di Fano che in quello di Pesaro. Da lunedì 3 aprile, inoltre, verrà attivata una linea telefonica in alcuni giorni e orari prestabiliti dedicata ai genitori o al caregiver della persona con disabilità. È importante che il pediatra o il medico di medicina generale indichi progetto DAMA come quesito diagnostico sull'impegnativa del paziente per poter richiedere la prenotazione delle visite specialistiche. I percorsi sono di due tipi, percorsi di tipo ambulatoriale, il che vuol dire visite specialistiche dedicate, oppure in alcuni casi può essere necessario sia per la visita specialistica, tipo l'odontostomatologia che richiede comunque un intervento sul paziente, un pre-ricovero che comprenda degli esami comprensivi della consulenza anestesiologica, perché il procedimento chirurgico avviene ovviamente in sedazione farmacologica. Considerati questi soggetti fragili, quali possono essere le difficoltà anche di comunicazione a volte? Cioè difficoltà di comprensione, perché la persona con disabilità fatica a capire che cosa gli sta succedendo in uscita, perché non riesce a comunicare il suo dolore. Quindi noi dobbiamo agevolarlo attraverso agende visive, attraverso simulazione, al comprendere quello che gli sarà succedendo in un ambiente estraneo che quello ospedaliero. Anche sotto forma di gioco, dottoressa? Per i bambini sicuramente sotto forma di gioco, per gli adulti ovviamente anche attraverso agende visive, visualizzazioni, andiamo incontro al paziente. Il paziente è il centro di tutto. La fase sperimentale del progetto ad oggi ha coinvolto 66 minori afferenti alla neuropsichiatria infantile che hanno effettuato visite specialistiche e a partire da gennaio 2023 13 pazienti del percorso chirurgico di odontostomatologia, di cui 9 adulti e 4 minori. A raccontare l'esperienza vissuta con suo figlio Luca, autistico grave di 26 anni, è stata la mamma Elisabetta. Fatica a capire a volte quando lui ha dolore, mal di denti, e quindi siamo venuti a conoscenza di questo progetto e subito mi sono attivata subito per essere chiamata. Abbiamo fatto dei colloqui e quindi siamo arrivati qua e ci hanno accolto veramente con tanto amore, me e soprattutto mio figlio. Ed è stato sottoposto a tanti accertamenti? Sì, gli hanno fatto delle cure ai denti e poi gli hanno fatto degli esami agli occhi, perché un occhio non vede, cose che non riesco a fare normalmente. E quindi sì, per me è stata una bella... Da dieci anni, sì. Alla presentazione del progetto, promosso dall'Istituto Superiore di Sanità, hanno partecipato il commissario straordinario dell'AST Pesaro Urbino Gilberto Gentili, il consigliere regionale Luca Serfilippi e il collega, nonché presidente della Commissione Sanità, Nicola Baiocchi. Questi sono momenti in cui riesci a intravedere le possibilità che ha un percorso integrato nel favorire, consentire ai pazienti di non doversi fare da soli il percorso, cioè girare lemosinando appuntamenti al CUP, cercando medici, cercando infermieri, cercando risposte a delle problematiche che sono pesantissime. Avete visto la signora col figlio di 26 anni che praticamente da 10 anni non faceva una visita odontoiatrica, quindi immaginatevi la situazione di quella bocca. Sono ragazzi che, o uomini anche, perché a 26 anni parlare di ragazzi già è, come dire, eccessivo, che hanno un mare di problemi, che hanno problemi di gestione fortissimi, sono famiglie che sono a volte
devastate da queste problematiche, quindi dargli un aiuto e consentirgli comunque di usufruire di servizi integrati che in un accesso risolvono più di un problema, secondo me è una cosa meravigliosa ed è veramente uno di quei giorni in cui ti commuovi, perché veramente capisci che hai favorito qualcosa di utile.